Ho denunciato a lei prima e poi in quest'Aula un fatto gravissimo. Al deputato Cristian Invernizzi, non solo a lui a dire la verità, è stato impedito di partecipare a una votazione. Ci sono molte forme di violenza che sono state giustamente condannate in quest'Aula ieri. La violenza fisica, la violenza sessista, ma, signora Presidente, io devo dire che la violenza più inaudita e che è assolutamente inaccettabile nell'Aula del Parlamento è la violenza che impedisce a un deputato che rappresenta la nazione di poter votare. Siccome questa non abbiamo dato la responsabilità, noi non sappiamo se ciò è avvenuto per responsabilità di altri parlamentari, non sappiamo se ciò è avvenuto per responsabilità del personale della Camera, non lo sappiamo. Sappiamo che un fatto certo e accertato è che un deputato che rappresenta la nazione ai sensi dell'articolo 67 non ha potuto votare. Abbiamo chiesto, non per motivi ostruzionistici per perdere tempo, che la votazione potesse essere ripetuta e che il deputato Invernizzi potesse esercitare quello che la Costituzione chiede di fare. Ci è stato negato, le motivazioni non le condividiamo, noi riteniamo che non la maggioranza, ma il Presidente della Camera debba garantire il diritto di ciascun deputato di poter votare e non può essere la maggioranza della Camera a decidere se un deputato dell'opposizione ha potuto o non ha potuto partecipare alla votazione. E per questi motivi che noi, il gruppo della Lega Nord, in segno di solidarietà al collega Cristian Invernizzi, oggi non parteciperemo alle votazioni della Camera dei Deputati, perché questa sia un'occasione a tutti e in particolare a lei, signor Presidente, di poter riflettere sulla gravità di quanto avvenuto. Grazie, buon lavoro. Sì, su quanto avvenuto ieri lei sa, onorevole Giorgetti, che l'Ufficio di Presidenza si sta occupando attraverso un'istruttoria di valutare quanto è accaduto. Va bene, questa è la vostra scelta. Noi andiamo avanti a questo punto.